pontefice riceve Eamon de Valera e la sua consorte. Il presidente dell'Irlanda è accompagnato da un gruppo di alte personalità politiche, fra cui il ministro degli esteri Frank Jaikan. L'illustre ospite porta le insegne del Supremo Ordine di Cristo, la massima onorificenza pontificia che gli è stata conferita dal Papa in questa occasione, e riceve in ginocchio assieme al suo seguito la benedizione del Santo Padre. Giovanni XXIII si intrattiene quindi con lui parlando in francese. Nel suo discorso ricorda la grande figura di San Patrizio, patrono dell'Irlanda, e rileva la tradizione cattolica del popolo irlandese. De Valera ha portato in dono al pontefice la riproduzione di un'antica campana di San Patrizio, il cui originale è conservato a Dublino nel Museo Nazionale.